È la storia di un ragazzo, PK, che si fa uomo facendo appello alle proprie risorse interiori, che sperimenta durezze, persecuzioni, orrori, che vede i suoi fratelli di latte, i neri, vilipesi, tormentati, oppressi, e prova sulla sua pelle l'ostilità dei boeri. E cresce, imparando a fare del pugilato, deciso a diventare campione del mondo dei pesi welter, persuaso che il piccolo può vincere il grande se sa sfruttare la forza di chi è solo. Ha anche molta fortuna, conosce un uomo come Doc, un musicista tedesco, geniale e innocuo, innamorato dell'Africa e della sua flora, che le autorità coloniali inglesi chiudono in carcere, dove PK lo visita e ha modo di frequentare i delinquenti neri. Doc, internato come nemico per il periodo bellico, insegna a PK che cosa significa arte e soprattutto che l'arte, il ritmo, la bellezza e dunque anche l'arte di danzare su un ring, come se suonassi Mozart, sono invincibili al di là di ogni umana degradazione.